Ho paura di mio figlio. A volte spacca tutto. È violento. Così affermava, terrorizzata, Fiorenza Rancilio, una rinomata immobiliarista appartenente a una famiglia di costruttori. La tragica predizione si è avverata. Suo figlio l'ha uccisa nel loro attico al nono piano di via del Crocefisso 6, nel cuore di Milano, pochi giorni prima di Natale. Guido Pozzolini Rancilio Gobbi, cittadino svizzero, condivideva l'enorme appartamento con lei, ma era tormentato dai suoi demoni interiori. Dopo l'omicidio è stato immediatamente fermato e portato in ospedale per trattamenti psichiatrici urgenti. Era visibilmente in uno stato di shock, incapace di spiegare ciò che aveva fatto. È accusato di omicidio volontario. Si sospetta che possa aver somministrato psicofarmaci alla madre prima di colpirla violentemente al cranio. La famiglia Rancilio sembra essere colpita da una tragica sorte. La vittima era la sorella di Augusto Rancilio, un architetto rapito nel 1978 dall''ndrangheta e successivamente ucciso. Il corpo di Augusto Rancilio non è mai stato rinvenuto. Il timore che un destino simile potesse capitare anche a lei spinse Fiorenza Rancilio, nel frattempo diventata moglie dell'erede della rinomata gioielleria Gobbi, a trasferirsi in Svizzera. Lì la famiglia viveva sotto la stretta sorveglianza di numerose guardie del corpo. Durante l'adolescenza a Guido Rancilio Gobbi era stata diagnosticata una forma di disturbo schizofrenico e paranoide. È probabile che questa malattia abbia spinto Guido a compiere il terribile delitto dell'omicidio di sua madre. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nel primo pomeriggio del 13 dicembre, Fiorenza Rancilio avrebbe dovuto recarsi, come di consueto, negli uffici dell'azienda immobiliare di famiglia, situati al piano terra del palazzo in cui viveva. Era nota per la sua precisione e puntualità. Non vedendola arrivare, i dipendenti e un cugino responsabile dell'amministrazione delle diverse società a Rancilio hanno lanciato l'allarme. Hanno avvertito la domestica di casa che, accompagnata dal marito, è corsa a controllare. È stata lei a fare la tragica scoperta. Nel salotto, distesa sul pavimento, giaceva Fiorenza Rancilio, avvolta da un piumone e da diversi asciugamani che coprivano il suo volto sanguinante e la testa gravemente ferita. Nella stanza vicina, confuso e disorientato, si trovava il figlio Guido. Quando i carabinieri della compagnia di Milano Duomo sono arrivati, l'uomo era incapace di esprimersi chiaramente. Pronunciava parole incomprensibili e confuse. Accanto a lui c'erano varie scatole di psicofarmaci, di solito assunti per gestire la sua condizione. Secondo il medico legale, la madre è stata colpita alla testa da un oggetto contundente che ha causato gravi lesioni craniche, presumibilmente un peso da palestra. Non sono state riscontrate altre ferite sul corpo. Nessuno nel palazzo ha sentito rumori o grida, nonostante lo spessore dei muri non fosse significativo. Si presume che Fiorenza Rancilio sia stata colta di sorpresa mentre si preparava a uscire, vestita con cura e forse di spalle al momento dell'aggressione. È probabile che il figlio fosse immerso in uno dei suoi periodi di allucinazioni, quelli che tanto preoccupavano la madre e di cui aveva discusso con parenti e amici. In quell'immensa abitazione, su più livelli, vivevano solo lei e quel giovane sfortunato da anni. I carabinieri hanno subito escluso l'ipotesi di una rapina finita male o di un intruso, poiché la casa era chiusa e non presentava segni di effrazione. La responsabilità dell'omicidio della madre ricade, inevitabilmente, su Guido Rancilio Gobbi. Nonostante ciò, la casa è stata messa sotto sequestro, sebbene gli investigatori abbiano prontamente rinvenuto l'arma del delitto, un pesante attrezzo da palestra. Ovviamente verranno effettuati tutti gli accertamenti sui reperti e molto probabilmente sarà eseguito anche un esame tossicologico sulla vittima. L'omicidio di via Crocefisso non sembra nascondere misteri irrisolvibili. Tuttavia, per una tragica coincidenza, questa non è la prima volta che la famiglia Rancilio è coinvolta in vicende di cronaca nera. Negli anni 70 l''ndrangheta mirava alla straordinaria fortuna della famiglia. Gervaso Rancilio, padre di Fiorenza, era un rinomato e potente imprenditore edile, responsabile della costruzione di interi quartieri a Milano e nell'Interland. Tra le sue opere spiccavano i palazzi del quartiere Giardino di Cesano Boscone.
il 2 ottobre 1978, Augusto Rancilio, architetto e il più giovane dei tre figli dell'imprenditore, fu rapito a Cesano Boscone. Il sequestro avvenne proprio nel quartiere giardino edificato dal padre. Erano appena passate le 7 del mattino quando l'anonima sequestri compì la sua azione. Augusto si trovava con il padre. Entrambi stavano supervisionando i lavori di alcuni cantieri. 7 malviventi con il volto coperto da calzamaglie e armati di pistole e fucili a canne mozzate li circondarono. Nonostante il tentativo di reazione di Gervaso, uno dei criminali lo gettò a terra stordendolo, mentre gli altri trascinarono il figlio fino a un'Alfa parcheggiata poco distante. L'auto si lanciò in avanti, diretta verso la tangenziale e poi verso l'autostrada. Riferì successivamente Gervaso Rancilio: «Stavamo andando in un cantiere quando mi sono improvvisamente sentito scaraventare a terra da un individuo mascherato e armato di pistola. Era gentile, mi ha detto, stia fermo altrimenti devo spararle. Aveva addirittura l'aria di un bravo ragazzo. Quando ho visto mio figlio circondato dai banditi, volevo gridargli di non opporre resistenza, ma non è stato possibile. L'hanno caricato in auto e sono spariti. Ora dobbiamo essere coraggiosi e non mollare. Prego il Signore che salvi la vita a mio figlio. È un ragazzo forte, sa sopportare. Ha il diritto di vivere e di costruire case per chi non ce le ha. Tutti credono che io sia ricco. Invece la costruzione di Cesano Boscone è stata un disastro, la realtà è diversa. Sono pronto a tutto, la vita è una battaglia». Per lungo tempo, nonostante le indagini, il destino di Augusto Rancilio è rimasto avvolto nel mistero. Successivamente, agli inizi degli anni 90, durante il processo Nord-Sud, il boss calabrese Saverio Morabito ha fornito dettagli ai magistrati milanesi sul rapimento orchestrato da un gruppo calabrese di Buccinasco. Ha rivelato che Augusto Rancilio era deceduto. Poco dopo il rapimento, fu portato in un garage a Buccinasco e poi spostato in una cascina tra Nerviano e San Giorgio sul Legnano, a nord-ovest di Milano. Là, l'architetto rimase ostaggio per alcuni giorni prima di essere trasferito in Calabria, dove venne ucciso dai suoi rapitori durante un tentativo di fuga. Le sue spoglie non sono mai state ritrovate. La ditta di famiglia ha ancora sede nella suggestiva Villa Arconati di Bollate, in parte di proprietà di Fiorenza, dedicata a progetti. Secondo le persone più vicine a lei, Fiorenza non è mai riuscita a superare il trauma della morte del fratello. Era una donna gentile, ma decisa, che aveva fatto del lavoro la sua ragione di vita. Al dolore per l'atroce omicidio di Augusto si aggiungeva la sofferenza per la malattia psichiatrica del figlio, con cui aveva lottato per anni tra ricoveri e cure, senza successo.